Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova partita di YouTuber Steam. Ancora la Roma, ma perché? Perché era Coppa Italia l'altra volta, le ultime due volte in realtà. Questa volta invece è campionato, Serie A, Roma, YouTuber Steam all'Olimpico di Roma. Come sempre faccio giocare i giocatori YouTuber Steam che tifano Roma, quindi sono titolarissimi Sixwolf, Gladiatore e Pablo Giallorosso. Quindi tre giocatori ovviamente romanisti che giocheranno per questo, insomma, contentino, diciamo che la danno è contentino, ma è una specie di premio, di sfida nella sfida, come la chiamo io solitamente. Queste sono le rose, le squadre in campo, le vedremo in campo giocare. Solito 4-3-1 confermato da Cigi Graziani, perché ormai è quel modulo su cui si basa tutto quanto. Torna Kinoshi titolare, torna anche Alfrez. Per il resto e gli altri, NDV al posto di Capitan Petrelli, che era molto stanco dopo l'ultima sfida col Milan. Direi che possiamo iniziare? Certo, 3, 2, 1, vai! Splende il sole allo Stadio Olimpico a Roma. Questa è una cosa positiva, una nota positiva dopo, come ho detto, le partite, le prestazioni sottotono in giornate uggiose. Questa invece è una giornata di sole che sarà sicuramente, secondo me, per qualcuno delle due. Per noi speriamo, per la Roma speriamo di no. Questa è una partita, è un match importantissimo tra due squadre importantissime del campionato. YouTuber Steam stanno un po' sottotono rispetto alle aspettative, dobbiamo assolutamente recuperare. Iniziano i padroni di casa. Spero che si veda bene nel nero e nel rosso. C'è un po' di. Sono due tonalità diverse, però. Vabbè, insomma, spero di capirmi perché volevo mettere la Roma in casa, in una trasferta, ma c'è un po' di rosso che si sovrappone. Però mi pare che si capisca tutto sommato, dai. Insomma, salvo daltonici, dovrebbe capirsi. Gladiatore, al posto di Fuori TV. Oggi in panca per riposare. NDV per Alfrez. Alfrez si gira, laziale, quindi per lui forse ancora più una sfida rispetto ai suoi compagni romanisti, perché è proprio una sfida di cuore. Alfrez. Kino. Fuori gioco. Lo sapevo io. Vediamo di quanto. Sì, beh, 2 metri quasi, 1,5 metri almeno. Kinoshi che torna in trequartista, in tre quarti, posizione che è stata scoperta poche partite fa, dopo quella doppietta appunto a chi? Alla Roma. Quindi speriamo che sia di buon auspicio. C'è un precedente importante. Alisson, la spazza, ma c'è Kinoshi, questo sì Kinoshi. Marchese cerca il tiro. Marchese, no, Marchese no. Marchese che in ultima partita ha fatto sì un gol, ma ha fatto anche una prestazione non altissimo livello, dovuto a tanti errori, tiri appunto che hanno deciso anche il match stesso, tanti gol sprecati malamente. Però il gol l'ha fatto, quindi quel poco di buono che c'è in passata quella partita l'ha fatto il Marchese. Kinoshi per VB Channel. Per il Marchese, appunto. NDV. Quanto rosso che c'è in campo, scusate. Marchese. Marchese, si gira, si gira, si gira. Marchese, 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 Marchese. Pfff, porca vacca, che tiro, che tiro. È data una, un calcione sulle palle, comunque. Vediamoci piano. NDV, colpo gobbo, Nino. Palla a Schick, che oggi non c'è Dzeko, ma per fortuna va, che Dzeko l'altra volta faceva impazzire, non ci capivo più niente. Alfrez, bravissimo Alfrez, gladiatore. NDV. Kino. NDV ancora. NDV corre, veloce sulla fascia. Corri, corri, corri. Alfrez. Prende palla, siamo quasi sul fondo, cross in mezzo per i Marchesi Bianconero che non arriva. Pum! Mamma mia, NDV, rovesciata di NDV, di sinistra tra l'altro. Insomma, non ha fatto gol, ma un tiro insidioso, guardiamo. Diciamo che non mi sarebbe mai venuto in mente di farla. L'ha fatto, e alla fine è andato fuori di massimo 2 metri, non di più. Alisson, lungo. Lungo, lungo, lungo. Arriva prima, bravissimo Alfrez, però c'è il giocatore a Roma che anticipa. Schick. Per Perotti. Palo. Pablo spazza via. Palo, mamma mia, che brividi. Alfrez. Numeracci in area di Gladio. Colpo. Alfin. Pablo, che è già stanco, fiamma, non ha fatto niente. Alfin. Marchese, numeraccio. Bel tiro
Fine primo tempo. Bel tiro del Marchese in finale di primo tempo. Finisce 1-0. Sì, 1-0, magari. 0-0 la partita tra Roma e YouTuber Steam. Un pareggio che per ora può andare bene, ma YouTuber Steam forse è un po' più propositivo. Ecco le statistiche. Io direi che possiamo fare un mini break e poi ci vediamo per il secondo tempo. A fra poco. Eccoci, cambio molto strano per YouTuber Steam perché entra J. Felix ma non al posto del Marchese, bensì al posto di VB Channel, però prendono il posto di Pablo Giallorosso. Quindi Pablo va a centrocampo e Felix va sul esterno sinistro praticamente. Vediamo cosa tirerà fuori. Ci gioca Zanicross in mezzo di. Per poco il Marchese sul cross di Alfrez. Un cross insidioso anche questo. Alfrez è molto bravo, veramente molto dinamico, sa fare un po' tutto. Tutta la fascia. Ha preso un posto quasi da titolare ormai. Sull'ormai quasi cinquantenne Milo Bruschi è top. Campanellina, spammate, mi raccomando. Cioè, spammate, iscrivetevi. Spamma, spamma lui. Alfred, sì, arriva, sì, arriva, no. La Roma in possesso palla con. No, è entrato Dzeko, aiuto. Io ho paura di Dzeko perché è enorme, i miei sono piccolini. Bravissimo qui Felix, tra l'altro. Pablo. Marchese. Pablo. Pablo per il Marchese ancora. Arriva prima il Marchese, Felix, cross in mezzo per NDB. NDB! Pff, che paratona di Alisson, mamma mia. Bravo Alfred. Nino. Qua di che è la palla? Nessuno. Ah, poco a poco. Elisha. Nainggolan. Cavacca. Che tirata Nainggolan? Mamma mia, che bomba. Riguardiamo. Vediamo chi era. Strootman qua. Dzeko. Nainggolan. Sì, Nainggolan. Però Dzeko ovviamente ci ha messo il passaggio decisivo. Fa una paura a Jack su questo gioco che non mi dico. Comunque è bruttissimo nel volante, ha i capelli inguardabili. Sequel per Nino. Kino. Nino Kino. Fa anche di. NDB. Per il Marchese, ma il Marchese sbaglia movimento. NDB bravissimo a intercettare. Kino. Marchese. Kino. Marchese. Marchese. No, fa un bagno. Dice ciao. Perotti sulla sinistra. Attenzione Perotti che è bravo a crossare. Infatti, bravissimo Sim. Nino spazza Pablo. No, fanbagno Marchese, non so mai se è la posizione giusta. Bravissimo Kinoshi che intercetta palla. Kinoshi parte in contropiede. Kinoshi avanza, supera la metà campo. Kinoshi non so cosa fare perché non aiutano J. Felix. J. Felix, buono contromovimento. Cross in mezzo per NDB. Non ci arriva. C'è il portiere Alisson. Cambia tutto per Perotti. Non ci arriva. Che palla. 0-0 ancora. Non pareggiato tutto l'impossibile ultimamente. Beh, partite importanti come questa, però il pareggio ci sta. L'andata abbiamo fatto la stessa cosa. Ecco le statistiche, che dire, qua la partita l'ha fatta YouTuber Steam, come sempre la facciamo noi ma non vinciamo, speriamo di fare i punti e accumularli con le piccole che chiaramente con quelle big si sta a livellare il campionato, la classifica in questo modo, perché chiaramente togli dei punti preziosi alle big sperando di poi riprenderle dopo con partite più piccole, sperando di vincere e non fare come contro la Samp, questo sì. E ragazzi finisce qui, grazie di averci seguito, ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà, come sempre, forza YouTuber Steam, ciao! Paura, paura.